Buongiorno e benvenuti da parte di Marco dal nostro quotidiano appuntamento con analisi dei mercati. Ultima seduta di settimana ancora in territorio positivo per Wall Street. Sicuramente è stata altresì una seduta molto importante in quanto nello specifico l'S&P 500 è riuscito ad aggiornare nuovamente i massimi storici. Una fase di lateralità intercorsa nella prima parte di giornata che ha visto una tenuta dei supporti principali in area 1848-1846. Proprio la tenuta di tali livelli supportivi ha consentito di proseguire nel movimento rialzista e raggiungere esattamente il nostro obiettivo rialzista a 1865 punti, livelli dove nella seconda parte di giornata, soprattutto nel finale, si è registrata una fase di storno, una fase di storno piuttosto veloce e rapida che ha visto un test esattamente proprio dei supporti precedentemente citati, ovvero di area 1846 punti. Ancora qualche acquisto nel finale che ha consentito così all'S&P 500, così come al Dow Jones, di chiudere in territorio positivo con un rialzo prossimo ai 13.000 di punto. Leggermente negativa, viceversa, la performance del Nasdaq che ha ceduto circa 2 decimi di punto. Da sottolineare sicuramente la ampia apertura che si è registrata ieri sera in gap down, dalla chiusura avvenuta venerdì a 1857 punti, la riapertura del futuro americano è stata in area 1843, quindi un ampissimo gap down registrato subito in riapertura di settimana che poi sta vedendo appunto una prosecuzione di questa fase di debolezza. Lateralità nelle ultime ore siamo in questo istante a 1841 punti. Come possiamo vedere, sono stati così violati già i principali livelli supportivi, definendo quindi i primi segnali di debolezza sul mercato americano che potranno così consentire una correzione nelle prossime giornate. Nel breve, nella giornata di oggi, da seguire proprio quello che sarà una possibile tenuta del minimo registrato ieri sera esattamente a 1836 punti. Se tale livello supportivo effettivamente riuscirà a sostenere il mercato americano, esso potrà rimbalzare nel breve fino a 1855 punti. Attenzione che questo è da contestualizzare tuttavia come un semplice rimbalzo tecnico e in seconda battuta potremo attenderci poi un nuovo movimento discendente fino a 1814 punti. Chiusura di settimana piuttosto contrastata per quanto riguarda i listini europei, abbiamo registrato sia performance positive sia negative, nello specifico per esempio l'Ibex di Madrid ha ceduto oltre mezzo punto percentuale. Anche in questa situazione, come possiamo vedere a seguito di quella che abbiamo appena commentato, un'apertura molto negativa per i listini americani, lo stesso discorso possiamo estenderlo anche al DAX di Francoforte, anche qui un ampissimo gap down registrato in apertura poco meno di una mezz'ora fa in area 9.541 punti. Ancora vendite subito nell'immediato, siamo attualmente a 9.509 e ci stiamo così portando davvero in prossimità di quelli che sono dei primi supporti statici, oltre ad essere gli obiettivi ribassisti citati nei giorni precedenti, ovvero 9.475-9.462 punti. Tali livelli supportivi potranno sostenere il DAX e definire così un movimento di recupero e quindi consentire quantomeno in seconda battuta una chiusura almeno parziale del gap down registrato quest'oggi. Molto negativo qualora dovesse cedere anche proprio area 9.462-9.450, questo sarebbe un ulteriore segnale di assoluta debolezza per il futuro tedesco che potrebbe così definire un ribasso anche di più ampie dimensioni. Spostiamoci sull'Eurostoxx 50, molto interessante anche qui il movimento che si è definito nelle ultime ore, una fase di recupero proprio nel pomeriggio di venerdì con un relativo retest del massimo relativo precedente, l'Eurostoxx è tornato in area 3.150 punti, da cui anche in questo caso si sono registrate poi delle successive vendite. Ampia apertura in gap down anche sull'Eurostoxx, siamo in questo istante a 3.093 punti con obiettivi ribassisti confermati a 3.074. 3.047 punti. Spostandoci adesso sul mercato valutario, possiamo evidenziare come sicuramente ci troviamo su dei livelli piuttosto interessanti e su molti cross potremmo essere proprio in prossimità di alcuni livelli di
inversione. Nello specifico l'euro-dollaro, che venerdì si è comportato sicuramente in maniera positiva a seguito della pubblicazione dell'inflazione europea pubblicata nella mattinata e rivista in salita allo 0,8%, questo ha consentito una prosecuzione del rialzo sulla valuta europea, che tuttavia si è portata a contatto con un'area di possibile inversione posta tra 1,3821 1,38 e 45, livelli resistivi sicuramente molto importanti che, qualora non dovessero essere superati, porteranno una fase di correzione e di debolezza nelle prossime ore e nelle prossime giornate fino almeno a 1,36 e 55. Livelli molto importanti raggiunti anche in questo caso venerdì per la sterlina, nello specifico sul cable sterlina contro dollaro americano, che ha raggiunto i livelli di resistenza posti tra 1,6750, 1,67 e 63, da cui subito in maniera molto molto rapida abbiamo registrato una prima correzione. Sono tornate poi nelle ore successive ancora alcuni acquisti in favore della sterlina, definendo quella che potrebbe essere così un'area di distribuzione che porterà poi successivamente l'inizio di un movimento ribassista, un primo obiettivo posto a 1,6650. Molto importanti anche i livelli di supporto raggiunti sul cross valutario dollaro americano contro franco svizzero. Proprio nelle ultime ore il cross si è portato in prossimità di un importantissimo supporto statico su base settimanale posto a 0,8770, livello che, come ci attendiamo a nostro avviso, potrà sostenere l'andamento del sottostante e portare così un movimento di recupero fino almeno a 0,8892, 0,8928. Andiamo ad analizzare quelli che saranno i dati macro più importanti per quest'oggi. Da seguire sicuramente in mattinata importanti dati in pubblicazione tra le ore 9 e le ore 10 relativi ai PMI, PMI spagnolo, svizzero, italiano ed europeo. Mezz'ora più tardi, poi alle 10.30, anche in questo caso PMI manifatturiero inglese, rivisto in frazionale salita a 56,9 punti. Successivamente sposteremo la nostra attenzione su Wall Street alle 14.30, quando verranno diffusi i redditi personali, le spese al consumo e l'indice PCI, dove non si attendono variazioni rispetto al mese precedente. Da evidenziare poi quella che sarà un'audizione del presidente della BCE, Mario Draghi, alle ore 15, e un'ora più tardi verrà rilasciato anche il PMI manifatturiero americano. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti.